in questi mesi c'è stata una riduzione progressiva del prezzo fino a raggiungere livelli che ancora non sono quelli pre-pandemia, ma comunque sono prezzi molto più accettabili e soprattutto più sostenibili da parte delle famiglie e da parte delle imprese. Quanto durerà questa situazione di prezzi piuttosto bassi è difficile da prevedere perché, come sappiamo, il prezzo dipende da tanti fattori, sia fisici, quindi produzione, stoccaggi, eccetera. Poi però influisce anche la termica, quindi se viene un inverno piuttosto freddo, invece piuttosto meno freddo, ma quest'anno mi sembra che non sia stato un inverno particolarmente rigido, anche se le previsioni prevedono ancora una coda di abbassamento delle temperature per il mese di marzo. E poi però ci sono dei fattori esterni che col gas e con l'energia c'entrano poco, ma che possono influire direttamente sulle oscillazioni di prezzo. Penso per esempio alla guerra tuttora in corso fra Ucraina e Russia, che pur non avendo mai avuto momenti di interruzione, ma potrebbe prevedersi un aggravamento della situazione, e questo potrebbe portare inevitabilmente anche a un nuovo incremento dei prezzi del gas e dell'energia. Quindi la situazione per il momento è una situazione sotto controllo, con prezzi abbastanza stabili, ma questa stabilità non c'è da farci granché affidamento, perché potrebbero essere mille i motivi che potrebbero portare in un prossimo futuro a un nuovo incremento dei prezzi. Gli interventi strutturali sono sempre gli stessi, quelli che ormai diciamo da inizio della crisi. Devo dire che l'Italia all'inizio si era mossa molto bene, molto tempestivamente, andando a cercare nuovi paesi fornitori o possibili fornitori. Sono stati fatti anche alcuni passaggi anche ultimamente con al governi del Nord Africa, in particolare con l'Algeria, però tutte quelle infrastrutture che erano state definite strategiche e sul quale il governo Draghi aveva messo una spinta importante, penso a tutta la partita dei rigassificatori, ad oggi mi sembra che siano invece in una fase di rallentamento complessivo. Ricordiamoci che il primo rigassificatore, quello di Piombino, doveva essere già in esercizio a partire dal mese di aprile. Io dubito che nel mese di aprile il rigassificatore di Piombino possa essere in esercizio. Quindi non bisogna mollare l'attenzione, cioè pensare che siccome la tempesta in qualche maniera è passata e quindi possiamo allentare la tensione sulla ricerca di soluzioni strategiche di lungo periodo, ecco, è sbagliatissimo. È proprio nei momenti di calma e di rilassamento del mercato che invece sono le occasioni giuste per rilanciare sulle infrastrutture e su tutti quegli interventi che nel lungo periodo ci possono portare a un governo più efficace delle future crisi energetiche che ci potrebbero essere. Le imprese del settore energetico possono fare la loro parte, ed è una parte molto importante. Chiaro che i prezzi non dipendono da noi, noi siamo attori finali di tutta la filiera del gas e siamo nelle stesse condizioni di tutti i nostri clienti, cioè noi subiamo queste oscillazioni di prezzo come qualsiasi cliente che consuma il gas o per riscaldamento oppure per le attività produttive. Quello che possiamo fare però è venire incontro ai nostri clienti con delle operazioni, con degli interventi, con delle iniziative che possano aiutare a far fronte a questa crisi, almeno dal punto di vista degli sforzi economici. Quindi possiamo lavorare sulle rateizzazioni e lo stiamo facendo, abbiamo aumentato il numero di rateizzazioni possibili, possiamo intervenire con sistemi tariffari particolari che possono diluire nel tempo questi picchi di materia prima, possiamo intervenire con quegli strumenti che la legge e la normativa molto rigida di controllo dell'ARERA ci mette a disposizione per poter andare incontro ai nostri clienti. Certo non è un compito facile il nostro, perché siamo quelli che hanno il rapporto diretto con i clienti e spesso il cliente non è tenuto a sapere come funziona il mercato dell'energia o il mercato del gas, e quindi siamo quelli su cui si scarica in prima battuta tutta la incertezza del cliente e tutte le recriminazioni anche dei clienti su questo caro energia che talvolta diventa davvero inspiegabile.
Io voglio dire solo una cosa su questo. Attualmente i prezzi stanno abbassando, ma per come è fatto il sistema che determina il prezzo del gas, questi effetti di abbassamento non si vedranno sulle bollette di gennaio, di febbraio e di marzo. Cominceremo a vedere gli effetti di questi abbassamenti con le bollette, arriveranno nelle famiglie e nelle aziende a partire dal mese di marzo-aprile, soprattutto aprile, perché questi decrementi di prezzo che ci sono stati e si sono registrati a partire dal mese di gennaio e poi febbraio, ma saranno i prezzi con cui fattureremo i consumi di gennaio e di febbraio, per l'appunto, che nelle famiglie, alle famiglie e alle imprese arriveranno a partire da marzo e aprile in poi. Quindi non aspettiamoci adesso un abbassamento dei prezzi, perché sulle fatture di dicembre e novembre ci sono ancora i prezzi che erano molto alti, quelli della chiusura d'anno, che erano prezzi comunque molto molto più alti di quelli di gennaio e di febbraio.